try to go, go somewhere, somewhere I am losing my mind, somewhere I am losing my a tutti, ci ritroviamo per una nuova puntata sul territorio sempre del Levante e in questo momento ci troviamo a Salto, vicino Avegno. Abbiamo già parlato in altre puntate del territorio dell'entroterra, diciamo, ligure del Levante. Oggi vi presento una nuova associazione che è stata creata da Genitori allo Sbaraglio e si chiama Damoe. E qui davanti a me farò presentare direttamente alcune dei partecipanti di questa associazione. Lei, signora? Flora. No. Margherita. Io mi chiamo Daniela. Sabrina. Margherita, lasciamo la parola a lei. Com'è nata questa associazione? Perché siete nati? Che cosa fate? A lei. Lascio raccontare a lei la vostra storia. Siamo nati quasi per gioco nel 2009. Da un gruppo di genitori che hanno deciso di mettere insieme uno spettacolo per raccogliere i fondi per la scuola e l'asilo di Avegno. Ci siamo messi insieme, ognuno secondo le proprie capacità, o meglio secondo quello che gli piacerebbe fare, e nel 2009 siamo nati, visto lo sperato e l'impensato successo della prima edizione, abbiamo deciso di costituirci in associazione. Abbiamo dato il nome a Demua, che in genovese significa divertimento, e noi l'abbiamo inteso per chi lo fa e per chi ci viene a vedere. Lo scopo della nostra associazione è quello di fare aggregazione e comunque attività benefiche a favore del territorio, in primis sostenere le scuole, le realtà scolastiche, poi le famiglie che si trovano sempre più in difficoltà, quindi magari con l'acquisto dei libri, del materiale scolastico, e poi alle associazioni rivolte sempre del nostro territorio. L'unica volta che ci siamo spinti un po' più in là è stata in occasione del terremoto di Modena, dove abbiamo aiutato la ricostruzione dell'asilo di Concordia sul Secchia, ma di solito facciamo opere qua sul territorio divertendoci. Ecco, io so che voi state organizzando uno spettacolo per due forme di beneficenza. Vogliamo dire dove si svolgerà questo spettacolo, sì, i giorni? Passo la parola a Daniela. Va bene. Lo spettacolo si svolgeranno in tre serate, anzi due serate e un pomeriggio, a Sori, al Teatro di Sori, che ci ospita già da 3 anni. E il 27 e il 28 di marzo lo faremo con il nostro obiettivo solito, appunto, di raccogliere fondi per le realtà di questa zona. Invece il 29, che è domenica, nel pomeriggio, faremo questo spettacolo dedicato proprio per raccogliere fondi per un social market che è stato costituito, fondato, ideato da Margherita, che è la nostra presidente, e che il nome, vabbè, si può immaginare, social market, nel senso che è una sorta di supermercato a prezzi decisamente molto agevolati per le realtà genovesi, che andrà quest'anno ad aiutare in modo significativo gli alluvionati di Genova. Quindi questi luoghi di questo market, diciamo, è come un solidale, ecco, un negozio solidale. Assolutamente. Ecco. Dove in realtà le persone non pagano.
Ecco. Le persone hanno un punteggio in base alla loro composizione familiare, sono tutte persone in stato di bisogno economico e possono, tra virgolette, acquistare dei prodotti che loro si scelgono a loro uso per la famiglia. Questo progetto è nato all'interno del municipio Terza Bassa Val Bisagno e noi ci siamo sentiti, come dire, così con piacere e in dovere di sostenere questa iniziativa, perché si trova nel quartiere di Marassi, che è stato duramente provato da due alluvioni nel 2011 e nel 2014. Ecco, voglio sapere, ma la vostra associazione da quante persone è composta? Vai Sabrina. Ah, da moltissime. Da moltissime e Sabrina non vuole parlare. Sabrina riserva le sue abilità dialettiche solo per il palco. Quindi noi ripetiamo comunque i giorni che sono il 27, il 28 e il 29 marzo a Sori, presso il teatro di Sori, diciamo che ci saranno parecchie sfumature, no? In questo spettacolo c'è anche da ridere oltre il canto. C'è solo da ridere, formato da cabaret. Assolutamente. Sì, prevalentemente li scriviamo noi, li interpretiamo noi, ce li prepariamo noi gli abiti, le scenografie, le sceneggiature. E abbiamo il nostro tecnico del suono, che è un genitore anch'esso, quindi nessuno lo fa per professione, ma è proprio a carattere amatoriale. Ecco. Sì, l'unico professionista, diciamo, che è il presentatore, che è un attore di teatro, Andrea Caretti, ma tutto il resto facciamo tutti noi, e ben si vede, tutt'altro nella vita. Però c'è chi balla, c'è chi canta, c'è chi recita, non siamo solo donne, ma abbiamo anche abbastanza uomini, un corpo maschile che quest'anno merita di essere visto. Ripetiamo che è dunque il 27 e il 28 marzo, lo spettacolo è alle ore 21, sì. Domenica 29 marzo alle ore 16, sì, e sono invitate le famiglie e anche i bambini. Per i bambini. Per anche. Le prenotazioni, cioè la prenotazione è obbligatoria, il venerdì 20 marzo dalle 15 alle 16:30 potete prenotare presso la chiesa di Testana. Dalle ore 17 alle 18:30 presso la chiesa di Avegno, sempre per il 20 marzo. Il 21 marzo dalle ore 15 alle 16:30 alla chiesa di Avegno. Poi domenica 22 marzo dalle 10:30 alle 11:30 alla chiesa di Testana e dalle ore 11:45 alle 13 alla chiesa di Avegno. E eventualmente ci fossero persone che arrivano da Genova o altri luoghi, possiamo dare un numero di telefono dove potervi contattare per prenotare al teatro? Certo, o se si presentassero al teatro di Sori? C'è una Il problema è questo, che i posti noi facciamo una, diciamo, non una sorta di prevendita, perché è offerta libera all'ingresso, ma una sorta di prenotazione dei posti, perché purtroppo il teatro contiene 250 posti a sedere e quindi per ragioni di sicurezza non possiamo consentire di avere persone in piedi. Quindi chiediamo di prenotare prima, perché al di là della capienza del teatro non si può fare entrare, proprio per le ragioni di sicurezza. Quindi eventualmente noi possiamo anche aspettare altri spettacoli al di fuori di... Abbiamo fatto. Sì, noi li facciamo. Avete sempre una tournée estiva? No, una tournée è una parola grossa. Prego. No, allora, cioè, parlare di tournée, no, insomma, ci imbarazza anche un attimino, nel senso che siamo stati in scena di solito nel mese di luglio, siamo stati in scena in passeggiata a Sori, ogni anno in passeggiata a Reco ospiti della Proloco, siamo stati anche Uscio, quest'anno al momento ci hanno prenotato per il 19 di luglio a Testana, lì in piazza, e lì non c'è bisogno di prenotare i posti, si può venire. Sempre tutto a scopo di beneficenza, sempre per aiutare altre beneficenze e altre realtà. Proprio per aiutare a seguito all'incendio della scuola, per il tetto. La scuola che aveva subito quel danno ingente, e quindi l'avevamo fatto per questo scopo. Sì. Che diciamo che è successo nel 2013. Sì, sì, sì. 2013, che mi pare era un mese estivo, luglio, giugno-luglio, una cosa così era. No, sarà stato maggio, perché noi lo spettacolo l'abbiamo fatto poi a luglio. E quindi quello allora sì, vabbè, comunque era ancora... Sì, sì, sì.
giugno. La scuola si è incendiata prima. Sì. Sì, comunque i lavori erano ancora in corso e noi abbiamo dato un piccolo contributo. A luglio, perché prima dello spettacolo di Recco è stato. Beh, comunque se qualcuno ci sente in questo momento, noi siamo disponibili per altre piazze, no? Ma certo. Assolutamente. Ecco, quindi magari noi se ci fosse qualcuno della soldi. Provincia, della regione, se ci fossero dei fondi per la regione. Cioè, non facciamo i genovesi, no, non facciamo neanche i cicagnini con le mani tirate, i fondi ci sono. Ecco. Lo facciamo poi e non prendiamo... Niente, no, è a scopo di beneficenza, senza scopo di lucro, naturalmente. E va bene, altre... un pezzettino di qualche cosa vostro, una battuta in genovese, un battuta qualcosa, avete un... Niente in genovese. Allora, intanto possiamo dire che stiamo creando la pagina Facebook, che spero in questi giorni sia pronta. E poi abbiamo un sito che è un po' datato, però intanto per chi volesse vedere qualche sketch può andare in www.ademua.org e vede alcuni sketch di questi attori. Ademua come si scrive? Ademua si scrive Ademoa. Ademoa, perfetto. E... abbiamo un numero di telefono dove potervi contattare? Non abbiamo un numero di telefono perché non abbiamo una sede. Quindi il sindaco di Avegno potrebbe anche offrire una sede a questa associazione. Allora, intanto, negli anni precedenti avevamo il sindaco Tassi che faceva parte della Demua e cantava. Adesso abbiamo invitato un nuovo sindaco Canevella a far parte e reciterà. Con noi farà l'innominato. L'innominato. No, Don Rodrigo nei Promessi Sposi. Ma come dire, non pensate che sia la Lagna dei Promessi Sposi, perché è tutt'altro. No, è una supposta interpretazione dei Promessi Sposi. Perfetto. Che letta così potrebbe sembrare brutto. Anche il doppio senso, ma insomma. Però. No, ma diciamo che sarà uno sketch da ridere, ecco. Esatto. Molto. E tra una prova e l'altra diciamo che ricordiamo spesso al sindaco Canevello che la Demu ha bisogno di una sede. Ecco, anche una sala prove. La sala prove diciamo che al momento non ci manca, nel senso che abbiamo... a disposizione i locali della società Nostra Signora del Rosario di Salto, sì, e le aulette della parrocchia di Avegno, quindi le prove riusciamo a farle. Ci manca una sede dove poter, come dire, riunirci, confluire tutto il materiale necessario, ma siamo fiduciosi. Va bene, quindi allora io lancio un appello, diciamo in tutta la Liguria, Basso Piemonte e confine Emilia-Romagna, se tra tutti voi ci fosse qualcuno che volesse aiutare questa associazione con una minima partecipazione per striscioni, per una sede, per il computer, per tutto quello che può servire ad aiutare altre associazioni o altre realtà, vi prego di mettervi in contatto con Teleturchino o direttamente con il Grafio, che il numero telefonico è 334-63-30370. Nonché, se volete, potete mandare una mail o a info@teleturchino.it oppure monica.riccioni@gmail.com. Noi eventualmente, appena arriverà qualcosa, direttamente contattiamo voi e speriamo di darvi una mano in questo senso. Sì, sì. Poi invito numerosi a vedere questo spettacolo. Si divertono sempre, il pubblico si diverte sempre. Perfetto. Da un anno all'altro ci chiede quando... Figli, talvolta si vergognano. Sì. Perché? Perché vedono i genitori un po' trasformati. Magari la mamma che... non è proprio Carla Fracci che balla al Lago dei Cigni, o il papà che magari non è proprio un Adone che fa lo striptease. Insomma, diciamo che... Beh, è bello per questo, il mondo è bello perché è naturale. Posso aggiungere una cosa? Sì, assolutamente sì.
che la cosa che ci riempie di orgoglio è che comunque in 5 anni siamo riusciti a raccogliere ed evolvere in beneficenza più di 14.000 euro. Bravi, complimenti, sono veramente contenta di avervi conosciuto. Grazie. Allora, io sarò presente il 28, che sarà il sabato, a riprendere il vostro spettacolo. Nel frattempo mando in onda subito questa intervista e invito nuovamente tutti numerosi, cioè invito parecchia gente, anzi faccio anche, magari se c'è qualcuno del Teatro della Tosse, diamo il teatro per un giorno gratis o due, per aiutare le associazioni, non so. Grazie. Sì. Oppure il Teatro della Gioventù. C'è stato dato il Teatro della Gioventù in occasione delle regionali, ora chissà. Ecco, noi siamo di nuovo sotto le elezioni regionali, allora io però prescindo devo puntualizzare una cosa, che sia Teleturchino che il Graffio siamo apolitici, noi non propagandiamo, neppure no, non neppure faccio propaganda politica né per i politici, ecco, sì, sono cose che tengo fuori, però aiutare gli altri aiuta anche se stessi, sì, no? Sì, sì, sì. Per cui siccome la realtà della vita sappiamo com'è, siamo un po' tutti su una barca che dobbiamo remare, c'è cioè chi è più in difficoltà, chi meno in difficoltà, cerchiamo di unire una parola in un senso unico, valore, morale, amicizia, e insomma diciamo che l'unione fa la forza, per cui io vi ringrazio. Ringrazio Flora, ringrazio Marghe, Daniela e Sabrina, chiedo scusa, sono sempre le mie gaffe, ormai lo sanno, mi conoscono, eh? E ci vediamo il 28, va bene? Grazie a tutti e alla prossima puntata, ciao, grazie! Ciao.